Bene, 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 ci siete cari amici? Siamo pronti per una nuova puntata di The Rock Band History con il vostro Gianluca, che vi parla della storia dei Jethro Tull. Stiamo scaldando i motori per andare di nuovo in pista. Pronti? E allora via! Ed eccoci partiti con una nuova puntata di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con il vostro Gianluca che vi sta parlando, che vi racconta e vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con enormi successi, sempre qui su SciusWeb Radio in www.sciuswebnetwork.it. Siamo giunti alla 72esima puntata, la numero 26 dall'inizio di questo secondo anno, la seconda stagione edizione che va in onda, puntata che va in onda tutti i giorni con questi nuovi orari ormai da più di un mese e mezzo circa, ovvero alle ore 5 del mattino, alle ore 13, cioè all'una di pomeriggio, all'ora di pranzo, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata alle ore 21, alle 9 di sera, per ora di cena in prima serata, quindi con questi nuovi orari ancora più fruibili ed accessibili a tutti. E naturalmente sempre a disposizione ogni puntata nel nostro sito in www.sciuswebnetwork.it, ma anche nel blog www.sciuswebnetwork.net. E vi ricordo sempre le pagine nostre nel web, quindi anche la pagina in Facebook con il nome Scius Web Network, nonché poi ci troverete con Twitter con il nome @Scius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube con le cose che il grande, mitico e preziosissimo Scius, che lavora per noi tutti anche nel mese di agosto, sempre sotto a fare cose nuove, a sperimentare naturalmente tutto quello che l'informatica dà a disposizione, dicevo, con le cose che il grande Scius carica su YouTube ancora per il momento con il nome Scius Radio. Ci troverete lì, ma ben presto arriveremo con il canale YouTube come annunciato da diverso tempo. Bene cari amici, siamo giunti appunto, dicevo, alla 72esima puntata in onda da lunedì 19 agosto 2013 alla domenica 26 agosto 2013, dicevo alle 5, alle 13 e alle 21, queste sono le fasce orarie, gli orari in cui va in onda questa puntata intera di The Rock Band History, quella diciamo originale, definiamola così, perché poi c'è anche The Rock Band History in pillole che va in onda invece nelle vecchie fasce orarie, nei vecchi orari in cui andava in onda The Rock Band History, cioè a mezzanotte, alle 6 del mattino, alle 12 e alle 18, e in The Rock Band History pillole, appunto, come dice la parola stessa, pillole, è proprio il sunto di quello che è andato in onda nelle puntate precedenti, a partire dalla prima puntata dove abbiamo parlato di Dire Straits. Appunto, in questa seconda puntata di The Rock Band History in pillole sentite il sunto relativamente semplicemente solo alla parte in cui ho parlato della rock band dei Dire Straits, e siamo tornati alla prima puntata anche in questa seconda puntata. Quindi vi esorto ad ascoltare anche The Rock Band History in pillole, ma importante è questa The Rock Band History alle 5, alle 21 e alle, dicevo, alle 13 e alle 21. Mi sto impaperando pensando a Scius. Sì, perché di Scius vi voglio dire che appunto è partito con un nuovo appuntamento, Due chiacchiere dal Parlamento, e anche lì andate nel sito e scoprirete cosa vi dice il vostro Scius. E per quanto riguarda tutto ciò che va in onda su Scius Web Radio e Scius Web TV, quindi in Scius Web Network, lo troverete sempre a disposizione se vi siete persi qualcosa in podcast o comunque accessibile nei nostri, nelle nostre pagine, nel nostro sito e appunto nei nostri siti, ma non solo qui nel blog, diciamo nel network, nel web. Cosa sto dicendo? Non lo so, ma lo dico talmente bene, voglio vedere se mi state seguendo. Bene cari amici, le caselle di posta elettronica info@scius.com, gianluca@scius.com per chi mi volesse contattare per quanto riguarda appunto una rock band di cui vogliate che il sottoscritto ne parli, ed infine luca@scius.com, davvero preziosissimo anche Luca, perché è il nostro responsabile organizzativo e di tutto il palinsesto. Quindi se volete poi venire ospiti delle nostre consuete trasmissioni dei lunedì sera in diretta, dove abbiamo sempre artisti che vengono a promuoversi, a farsi conoscere e quindi a promuovere le proprie attività, eventi, iniziative e professioni, contattate Luca e fissate un lunedì libero per venire da noi lunedì sera dalle ore 22. Da settembre riprenderemo, perché sapete che il mese di agosto è un po' particolare, fermiamo, stoppiamo alcune delle nostre trasmissioni e rubriche, tranne The Rock Band History che va in onda. Bene, riprendiamo con la storia dei Jethro Tull, dove eravamo
arrivati nella precedente puntata, vi ricordo appunto che siamo arrivati alla fine degli anni, diciamo così, in quel ventennio, alla fine degli anni 80, e quindi arriviamo così al 1990-91 esattamente. Gli anni 90 videro questo progressivo allontanamento di Dave Pegg e l'arrivo del tastierista Andrew Giggins, e in questi anni vi fu un ritorno a ritmi più jazz e blues nel disco appunto Catfish Rising del 1991, e l'intenzione di Ian Anderson fu quella di abbandonare il suono dei sintetizzatori che aveva caratterizzato i dischi degli anni 80 e registrare pezzi meno impegnativi e meno impegnati, un po' più leggeri e soprattutto umoristici. Per raggiungere questo obiettivo, gli strumenti, diciamo così, acustici si presentarono molto più adatti al suo risultato, e il risultato fu appunto un disco con reminiscenze un po' blues, quasi sulle tracce di These Walls, anche se lo stesso Anderson sostenne più volte che non fu assolutamente questa la sua intenzione, ma gli venne così. E nel 1992 venne pubblicato un CD live dal titolo A Little Light Music, tratto dal tour di appunto Catfish Rising, e principalmente acustico. Alla batteria fu presente Devin Mattax, altro componente insieme a Dave Pegg dei Fairport Convention. E arriviamo al 25esimo anniversario e anche all'album Night Cup. Nell'anno del 25esimo anniversario dalla nascita della band venne pubblicato un nuovo cofanetto dal titolo 25th, quindi 25esimo anniversary box set, composto da 4 album, pensate un po'. E quindi oltre al 25esimo anniversario, il box set del 25esimo anniversario e al doppio CD di Anniversary Collection, la Chrysalis pubblicò Night Cup, un apprezzatissimo doppio CD contenente materiale inedito registrato negli anni fra il 1972 e il 1991. Il primo CD, chiamato My Round, provocò un entusiasmo tra i fan, in quanto conteneva le registrazioni effettuate nel 1972 a Château de Rouville in Francia, materiale che fu in seguito riarrangiato e riadattato in A Passion Play. Registrazioni che tutti credevano andate perdute, ma che lo stesso Ian Anderson riuscì a scovare e a ritrovare. E il secondo CD di questo apprezzatissimo doppio CD per il 25esimo anniversario fu chiamato Your Round, e conteneva invece registrazioni di tracce inedite, ma che poi saranno reinserite nelle rimasterizzazioni dei vari album. Nel 1994 venne anche prodotto un video dal titolo A New Day Yesterday, 1969-1994, the 25th Anniversary Collection, che comprese video, interviste e brani dal video. E poi, scusate, brani dal vivo, ogni tanto mi perdo anch'io, come il grande Saius, che saluto sempre e ringrazio, per darci la possibilità di andare in onda, per darla anche a me ovviamente, non solo a che lui, fa piacere che vada in onda The Rockband History, e ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che replicano il nostro segnale, diciamo così, fra virgolette, o che comunque rimandano le nostre trasmissioni, in particolare chi appunto manda The Rockband History nei loro network, nelle loro web radio. Li ringraziamo davvero tanto di cuore, e anche per quanto riguarda la trasmissione di lunedì sera Provvisoriamente i due compari, che sappiamo che ogni tanto qualcuno ci rimanda senza che noi lo chiediamo, e questo ci fa veramente un immenso piacere. Quindi torniamo a Roots to Branches del 1995, che può considerarsi come l'album della piena maturità del gruppo. Infatti in esso vi furono un ritorno allo stile degli anni 70 con reminiscenze un po' folk, ma soprattutto una novità che colpì particolarmente tutti, cioè l'influenza della musica asiatica, che rese il disco molto orientaleggiante, diciamo un po' così. E ritornarono prepotentemente poi i temi un po' scottanti della religione, in particolare la title track trattò del fenomeno sempre più attuale della distorsione da parte dell'uomo per il proprio tornaconto dei vari insegnamenti della religione, qualunque essa sia, quindi senza soffermarsi su nessuna in particolare. E da qui il titolo Roots to Branches, che letteralmente significa dalle radici ai rami, dove le radici erano evidentemente i concetti originari che dava appunto l'insegnamento della religione, e i rami costituivano invece le loro distorsioni successive da parte dell'uomo. Un album quindi che segna un ritorno a testi sociali e soprattutto impegnati ed impegnativi. Per l'atmosfera che richiama, l'album venne anche accostato a Benefit, Heavy Horses, Broadsword e Rock Island, i cosiddetti Dark Albums. I testi e la musica
furono inoltre estremamente complessi e per questo motivo non facilmente accessibili da molti dei fan. Ciò nonostante, diciamo che quest'album ebbe veramente numerosi successi e un grande riscontro anche di pubblico e di critica. Bene cari amici, ci fermiamo qui per anche per questa puntata di The Rock Band History, giunta al termine. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati al mio ascolto e al nostro ascolto di Saius Radio in www.saiuswebnetwork.it. Ricordo ancora una volta che tutte le puntate di The Rock Band History le trovate sempre a disposizione nel nostro blog e nel sito in particolare, e in tutte le varie pagine. C'è anche la pagina di The Rock Band History se andate in internet, e in Facebook in particolare. Siamo già in internet, ovviamente è una ridondanza, volevo sempre vedere se siete attenti. Andate appunto a cercare The Rock Band History, la trovate anche nella pagina di Saius Web Network. Chiunque volesse scrivermi o contattarmi anche in Facebook lo può fare cercando Gianluca Mancuso, naturalmente sono sempre io. Ancora un ringraziamento a tutti, un buon proseguimento e alla prossima settimana. Un buon proseguimento anche qui di d'estate, di ferie per chi dovesse essere in ferie o di vacanze, un buon proseguimento di lavoro per chi come me e come noi appunto in ferie, in vacanza non ci va e lavora. E quindi un abbraccio a tutti, davvero caldo anche per le temperature, mi immagino anche da voi, e naturalmente vi esorto sempre a visitare le nostre pagine qui nel web e a scriverci. Abbiamo davvero bisogno del vostro feedback, in particolare il sottoscritto, non è che ve lo chiedo in ginocchio, ve lo supplico no, scherzo. Quindi mi raccomando, scrivete qualsiasi cosa voi vogliate, i suggerimenti, se volete suggerirci qualcosa per migliorarci, per accontentare e avvicinarci di più ai vostri gusti, alle vostre esigenze, nonché richieste. Poi infine, come dicevo, chiunque volesse promuoversi può contattarci per avere a disposizione i nostri spazi, gli spazi che il grande Saius dà davvero a disposizione, ma con l'intento e la natura vera di chi dà a disposizione quello che ha, senza pretendere e chiedere nulla per il momento, cari amici, perché poi ci stiamo ingrandendo e allargando, non si sa mai che anche noi scherzo, però contattateci pure, contattate anche il sottoscritto se avete delle band da promuovervi e da promuovere. Arrivederci alla prossima, grazie a tutti e bye everybody, see you!